Bene, mi sono addentrato in questo gioco in maniera vertiginosa, proprio da infognamento totale. Effettivamente, i giochi di zombie sono una droga, cioè non puoi farne a meno. E qua abbiamo un mondo letteralmente caduto nel caos, un qualche tipo di infezione di cui non si sa nulla, eventualmente, che però dovremmo fronteggiare attraverso un parkour cittadino di quelli più spassionati, ovvero correre e saltare e evitare i disagi a velocità da record. Ovviamente qua la stamina o stamina. Siamo con l'auto. Per approntare la trappola, apri il cofano del motore e collega la batteria. Ok. Creiamo un po' di danno, speriamo non arrivino i maiali, perché qua c'è un tubo. Qui parla Jade. C'è qualcuno lì fuori? Abbiamo un'emergenza. Beh, io sono all'esterno. Sto facendo un lavoro per Spike. Sei Crane, giusto? Ok. Uno dei runner sta cercando di preparare uno dei nostri rifugi per la missione di Brecken. Si trova in un campetto tra Befa e Mirmar, circondato da zombie. Dobbiamo aiutarlo. Comunque, Va bene, ci penso io. la città è davvero, davvero enorme. È davvero una delizia, appunto, per il parkour. Qua si può fare qualsiasi roba, anzi, saltare per i tetti e andare molto velocemente è l'unica possibilità di salvezza. Poi, ovviamente, dare randellate in testa con oggetti di costruzione amatoriale è altresì fondamentale, però se cerchiamo di evitare il disagio. Ok. Perché pa passare dalle strade principali è sempre un bel casino. Quindi evitiamo con tutta la nostra forza. Qua non c'è nessuno. Bisogna fare attenzione, molto quatti quatti. Vorrei salire qua sopra. Poi ovviamente elementi di crafting, qua bisogna costruirsi da soli le cose. Aia, qua c'è un po' di gente, un po' di cattivoni. Io che cosa faccio? Ovviamente corro come se non ci fosse un domani. Tanto sti maiali non sono in grado di arrampicarsi, giustamente, almeno quello per fortuna. Via, 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 via. Sono vicino a un Bene, rifugio. Jade, sono qui, insieme a qualche infetto. Ah. Ai ai ai. Ecco i maiali. Ragazzi. Hai poco vigore. Dai, riprendi fiato, ragazzo. Riprendi fiato e. Boom. Questi maiali hanno una resistenza, si schifosi. Dai. Ok, non è che ti rialzi, eh? Ovviamente il saccheggio è fondamentale. Pezzi di metallo qua. C'è un altro maiale qua. Azione, troppo tardi per salvare. Bene, fatto. Maledizione. Non avevi scelta, non era più umano. Ora accendi le luci. È l'unico modo per rendere il luogo sicuro di notte. Allora, e luce fu. Bene. Ovviamente il gioco funziona molto meglio, Oh, merda. Come procede? Hai acceso le luci? Nel Ci fondiglio sono. posso Togli ancora cambiarmi i qualche istante. vestiti? Ci sono dei progetti. Ho acceso le luci? Questi maiali però non buttano giù i cancelli. Perché quando gli prende bene. Comunque la città è davvero ripiena di, oltre ad essere enorme, è davvero ripiena di dettagli. Quindi c'è un calcolo là sotto, niente male. Allora, raggiungi il tetto e contatta il Gre. No, vediamo se riusciamo ad andarcene.
qua corri, ovviamente faccio un rumore senza precedenti correndo. Evitiamo di fare casino, troppo casino, cosa che sto facendo. Però sto andando dall'altra parte. Oh la Madonna, qua, qua un po' troppa gente, Passo dall'interno, passo dalle casine. Via, 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 via. Cazzo. Merda. Qua ci sono trappole per tutto. Ok. Come esco da sto postaccio schifoso? Bisogna fare qualcosa per incrementare il proprio fiato. Raggiungi il tetto. Ma dove cazzo è? Ma perché? Ah, ma mi prende per il culo. Allora, vediamo di salire sopra questo edificio. Prendiamo un po' di dollari, tanto non serviranno più a nessuno. Vediamo di salire qua sopra. Significa arrampicarsi. Salta su. Bravo, ogni tanto si trovano, bisogna cercare ovunque per trovare pezzi metallici, elettronici, tutto ciò che può essere d'ausilio in questo mondo crudele e selvaggio. Ok, ancora un po', salta ancora, questo è il tetto. Crane. Parla pure. Ho incontrato un dottore, una specie di scienziato. Gli hanno costruito un laboratorio in un camion e sta lavorando a una cura per il virus. Si chiama Zer. Pronto? Mi sentite? Affermativo. Obiettivo secondario. Mantieni la tua copertura e impossessati delle sue ricerche. Il file rubato ha sempre la priorità, non è vero? Affermativo. Dubitiamo che un solo ricercatore che lavora in un camion possa aver ottenuto qualche risultato. Ma se ha scoperto qualcosa, vogliamo saperlo. Benissimo, andiamo a fregare il poveraccio. Finito. Bene, dobbiamo preparare altri luoghi come quello. Abbiamo individuato altri luoghi dove allestire dei rifugi. Spike te li segnerà sulla mappa. Un'ultima cosa, Crane. Grazie. Spike, è tutto tuo. Ora concentriamoci sull'obiettivo principale e approntiamo la prossima fase. C'è un'auto lì vicino. D'accordo. Ok, punti abilità da spendere li metto in seguito, perché qua c'è fretta. Trappole, mettiamo delle trappole nelle auto. Oddio, qua c'è un po' di casino. Direi che non è il posto giusto per passare. Che è un po' troppo puttanaio. Allora, ripassiamo da qua per l'ennesima volta. Io corro come un disperato. Passo dalle viuzze. Salto una stisa. Via, 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 senza fermarti. Andiamo un po'. Allora, le auto. La strada è piena di infetti. Sai cosa devi fare, no? Stai alla larga dalla strada. Resta sui tetti, dove non possono raggiungerti. Ok. Tutti intorno all'auto, Spike. E infatti. Ora dei petardi con te, non è così? Lanciare qualcuno nel mucchio. Quei bastardi si distraggono facilmente. Ah, il petardo, ok. Equipaggia con uno. Pulsante centrale. Lancia dei petardi lì.
Ragazzi, andate da sti petardi? Oh. Sì, ma durano pochissimo. Almeno li facessero esplodere. Datemi delle granate, delle molotov. Incendiamo sti maiali. Ma ce n'ho pochissimi, tra l'altro.